Yeah.
ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedisci il Signore e domanda che ti si abitano le tue vie e che i tuoi sentieri, i tuoi desideri giungano a buon fine. Thank you.
Che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi dall'anima e ci conduca alla vita. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo. L'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. Ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sede di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni,
si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo, in Cristo. Amen.